Il crescendo di rivelazione della persona e della missione di Gesù che si avvicina alla sua ora della croce, della Pasqua e della gloria, stasera in questo Vangelo si spalanca, ci apre persino una tomba, la tomba dell'amico Lazzaro. Il luogo dunque del passo quaresimale, del passo di conversione, di crescita che siamo chiamati e resi capaci di compiere è la tomba. Non penso solo ai cimiteri, certo, le tombe dei nostri cari, le tombe in cui un giorno anche noi riposeremo nelle nostre spoglie mortali, ma la tomba come cifra anche del nostro tempo. Questa morte è intesa come soluzione di tanti conflitti e di tante difficoltà. No, la vita è più forte della morte, l'amore è più forte della morte. La Pasqua proclama non ingenuamente, ma in maniera storica e vitale questa verità. E il racconto della resurrezione di Lazzaro ne è una prova stupenda. Il male esercita la sua potenza e entra dentro gli affetti. Le sorelle Marta e Maria, Lazzaro, amici di Gesù, la casa in cui egli amava fermarsi con i discepoli per godere dell'ascolto attento di Maria, dell'accoglienza generosa di Marta, della bellezza della famiglia, della bellezza dell'amicizia. Quanto è bello vedere questa immagine di chiesa che in quest'anno ci siamo riproposti in tutte le chiese italiane per vivere bene il cammino sinodale, la casa di Betania, la casa di Marta, Maria e Lazzaro. Ebbene, questa casa è messa duramente alla prova. Lazzaro è gravemente malato e loro mandano a chiamare l'amico potente, l'amico affascinante, l'amico dai gesti capaci di trasmettere vita, colui che tu ami è malato. E Gesù sorprende perché subito prende tempo, non parte immediatamente. Ha dentro di sé un'intuizione, una certezza, il piano stesso di Dio, un messaggio forte non solo per le amiche, per i discepoli che assisteranno a ciò che accadrà, ma per la Chiesa e l'umanità intera. Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio. È una frase che noi non avremmo il coraggio di dire a nessuno, forse nemmeno a noi stessi, salvo fare l'esperienza della grazia che non manca anche in situazioni di grande dolore. Ne conosco diverse, tante testimonianze di un amore che benedice persino il momento della prova e della malattia. Finalmente Gesù arriva, incontra Marta, incontra Maria, esse esprimono il loro rammarico perché non è arrivato presto come si sperava, ma anche una fiducia che qualcosa ancora può accadere, eppure arriva la notizia che Lazzaro è morto e quindi scoppiano in pianto. Gesù stesso scoppia in pianto. Mentre la fede sta tentando di fare i suoi passi, esplode qualcosa di più forte della fede, il dolore condiviso, la compassione, l'appassionarsi a quella situazione di dolore che non riguarda più solo i parenti, riguarda l'amico, riguarda tutti, ci riguarda. E se ci riguarda noi possiamo coinvolgerci e Gesù entra sempre più a contatto col dolore delle sorelle e con la morte dell'amico, tanto che commentarono, guarda come lo amava. Il suo pianto è potente, le lacrime di Dio, non solo le lacrime del suo Verbo incarnato. È una lacrima di Dio disseta, lava, rigenera, rimette al mondo. È quello che accade. Quel Lazzaro viene fuori
anticipa ciò che Gesù stesso vivrà. Sì, viene fuori Lazzaro, ma perché Gesù stesso entri nella tomba, entri nella morte, e da dentro la morte sprigioni una resurrezione non semplicemente temporanea. Lazzaro in fondo ha avuto giusto un tempo supplementare, ma inauguri la vita eterna. Manifesti la potenza dello Spirito inaugurando un modo nuovo di essere presente del Cristo Signore in mezzo ai Suoi discepoli. Tempo fino all'ascensione, il dono dello Spirito, la vita della Chiesa, la storia di santità, in attesa del giorno ultimo, quando tutti i corpi risorgeranno, quando tutto verrà fuori, tutto verrà alla luce, tutto si ricongiungerà al Capo, Cristo Gesù. È un Vangelo stupendo che sono certo tirerà fuori tante domande, risonanze. Mi auguro che tiri fuori un po' di quella commozione che ne è la vera forza per ricentrare la nostra fede. Perché la nostra fede non ceda frettolosamente al moralismo, ma sia innanzitutto stupore davanti all'opera di Dio, al passaggio di Dio nella vita nostra e degli altri, chiedendoci se possiamo dire di credere che Gesù è resurrezione e vita piena ed eterna. Se questo è lo sguardo che abbiamo sulla morte, sulla malattia, sul limite, ma in realtà su tutto ciò che fa la nostra vita, vita dei figli di Dio.